Dicevamo, chi è che ha la chiave? Io ho Ok. aperto la porta. Muovi la chiave, apri la porta e per un attimo vedete il vostro amico sobbalzare, perché nell'ombra c'è una figura. Apri meglio la porta e la figura sei tu, perché la prima cosa che vedi è un grosso specchio, di quelli per terra. E la stanza è molto ordinata, c'è solamente una branda, un focolare dove molto pulito, le tende sono tirate e il letto è fatto molto bene. Questo significa che da un po' che non c'è nessuno Esatto. qui. Ci sono finestre? Sì, però con le tende tirate. Ah, hai detto parlavi di Beh, vado subito a controllare lo specchio. tende, certo. Beh, effettivamente è la cosa che attira proprio l'attenzione di questa stanza. Fatemi tutti quanti un tiro di percezione. 19 meno 19. 7. Bello Ti quell'immagine, non stai sanno guardando, nulla. stai Ma quanto guardando sono la tua bella bello. faccia allo Più specchio che altro lo quando, sbrego qua. esatto, Non quando i riesco. tuoi amici si accorgono che effettivamente ci sono dei segni di trascinamento sotto questo pesante specchio. Lo voltate. E con un po' di sorpresa vedete che tutto il retro di questo specchio è stato usato come una specie di lavagna. Dietro ci sono appunti, schizzi dei disegni, un piccolo ritratto e addirittura c'è un pezzo di mappa appiccicato. Ci sono delle liste ed è palese che Itil stava indagando su qualcosa. Il frammento di mappa mostra il tracciato che fa il fiume andando verso sud. E in un'ansa in particolare c'è un appunto scritto. Ratti? Punto interrogativo. Fatemi un tiro di natura. 18 5 5 15 più 3 Ah, 3 5 E lui c'è. Vabbè, ormai sei Come al diventato il solito. capo. È Colombo. Esattamente, allora, col cappotto. Allora, effettivamente il punto esatto dove è stata fatta questa X è un'ansa. Ed effettivamente è proprio il posto giusto dove si potrebbero depositare dei detriti. Ovviamente lo faccio vedere a loro. Guardate qua. C'è scritto Ratti, punto di ratti, domanda. Però effettivamente quindi come geografia del fiume potrebbe funzionare. Potrebbe essere un posto in cui si depositano detriti. Prendiamo questo pezzo di mappa. direi che dobbiamo andare a fare una visita ai nostri amici ratti. i ratti di fiume. I ratti di fiume. Ma Arrivi dopo un po'. Però non è arrivi. finita qui, perché c'è una lista di persone. E a quanto pare queste persone stanno scomparendo da più di un anno in Ah, questa città. Esatto, ci sono dei, c'è cioè un elenco di nomi scritti? con delle date e anche delle note. Queste note sono sottolineate in alcune caratteristiche di queste persone. Giovani, di sesso femminile, di bell'aspetto. Senza relazioni stabili. Questa. Sono tutte le mie fidanzate. Allora sei tu. Quindi l'assassino ce No. l'abbiamo. Fra i nomi spicca uno scritto più grande degli altri, Lunar. Lunar. E accanto c'è quel piccolo ritratto che vi avevo detto, che è fatto molto bene, molto bene. Nonostante sia piccolo e su carta, è un ritratto di una giovane mezzelfa, con la pelle chiarissima e i capelli lunghi e biondi. Ha qualche altro segno particolare? No, No. è molto piccolo il ritratto. Diciamo che ti dà più l'aspetto generale. Potresti riconoscere questa persona. Io vorrei capire se insomma c'è qualche altra cosa che insomma lì nello specchio oppure per terra, insomma se c'è qualche altra cosa degna di nota, insomma Sì. ci può essere sfuggita.
è sempre tutto abbastanza palese, sembra proprio fatto apposta per tenere a mente degli appunti. C'è una lista di oggetti scomparsi appartenute alle persone nell'elenco. Diamo un'occhiata a questa lista. Vabbè, diciamo che è abbastanza lunga, ovviamente. Ci sono ciondoli, anelli, tutte cose orecchini, del genere. Orecchini con foglie dorate. Orecchini, anche. Conto. Nella lista di persone c'è qualche nome che conosciamo? No. A parte Lunar. Vabbè, sì, certo. C'è qualche oggetto che appartiene a Lunar che Itil stava cercando? In particolare? No, c'è scritto niente. Bene. Mi sembra di capire che... Ratti? Sì, cioè, ci sarebbe da andare da questi ratti. Ratti. Stimate, sono abbastanza lontani dalla città. Quanto ci vuole per raggiungere più o meno i ratti? Guardando la mappa, fammi un tiro in intelligenza, secca. 19. Allora, ovviamente non sai bene la scala di questa mappa, forse 2-3 ore. 2-3 ore. È sera, giusto? Vogliamo azzardarci ad andare adesso? Sì. Sì, perché non credo che di giorno... Volete che io controlli sei là sotto per una notte per vedere se succede qualcosa? No, non è necessario. Non è necessario, ma non credo che te lo farebbe fare. Ah, vengo con voi, quindi. Più che altro, prima di andare lì, io dovrei assolutamente fare una cosa. Potremmo raccogliere degli indizi molto preziosi. C'è un posto che ci hanno detto prima, i giardini di Taros, io lo conosco, e lì... opera questo quartetto d'assi che sono degli intermediari con persone altolocate. Io in passato ho avuto a che fare con loro, forse potremmo scoprire qualcosa lì. Quanto è lontano da qua? È in città. Quindi è vicino. D'accordo, andiamo là, poi se sarà troppo tardi chiederemo a Seila una camera. Sì, oh? con Seila dentro magari. Sì. O forse potremmo andare direttamente lì al fiume, magari c'è meno gente. In realtà potrebbe esserci durante il giorno. Il tuo contatto possiamo incontrarlo anche di giorno, giusto? O è meglio... Secondo me è meglio andare subito, perché la sera probabilmente c'è parecchio traffico di persone lì, quindi è il momento migliore per carpire informazioni e magari scoprire anche qualcosa in più. Ok, andiamo. Andiamo. Ok, uscite dalla locanda e vi incamminate. Tu ovviamente... Faccio la strada perché lo so dov'è. Camminate, effettivamente. Le luci sono sempre più basse. E mentre state camminando, ti salta all'occhio un'insegna. Con sotto la scritta dell'insegna, che è Fabbro, una piuma nera. Abbiamo un riferimento. Guardate lì. Ehi, tiro fuori la spada che ho preso. Il simbolo è lo stesso. Esatto. Dovremmo fare visita al fabbro. Andiamo a fare visita al fabbro. C'è qualcuno? È attiva questo posto? Allora, sembrerebbe attivo perché esce del fumo. Non è chiuso? Okay. No. Arrivata la fucina avvolta dal calore è fuliggine. Si chiama Lame e Ferri di Volkal. E effettivamente la tua domanda è pertinente, perché già da fuori sentite odore di ferro e si sente uno sferragliare ritmico che è molto forte. Tiro fuori la spada corta, anzi lo spadino quello argento che ho preso a cosa, che c'ha tra l'altro un marchio. Sì. Ma lo impugno semplicemente e cerco di vedere se c'è un ingresso laterale, secondario. Ti sposti di lato, effettivamente c'è una porticina che va da qualche parte, che però entra in quello stabile. Vogliamo fargli una sorpresa? Perché no? Oppure meglio. Noi entriamo diretti e tu gli fai la sorpresa. Ci dividiamo. Ok. Iniziamo da voi. Possiamo. Avanti! E si ferma lo sferragliare. Nick. Buonasera. Entrate. Nella fucina effettivamente c'è molto calore e molto odore di ferro lavorato.
e di fronte a voi c'è un nano con una barbona nera e l'età ha così tanta barba che non riuscite a definirla, però è tutta nera, ha gli occhi infossati, quindi sembra proprio un qualcosa di nero e infossato, e vi guarda abbastanza con un fare sprezzante. Che desiderate? Ma qualche informazione, più che acquistare cose, forse. Si avvicina, e mentre si avvicina, insieme a tutti gli odori che vi ho descritto, arriva forte odore di sudore, ed è effettivamente manido. Che informazioni? Buon uomo, conoscevi per caso una certa Itil? No, questo no, non è. Me l'aspettavo. Conoscevi per caso un certo Aldren? Chi lo sta chiedendo? Indico. Ah! Il mio stemma. Cioè, comodo. Il nostro stemma. Non so dove. Da qualche parte. Siete qui. Siamo suoi colleghi. C'è una cosa per lui, se vi ha lasciato i soldi. Di quanto stiamo parlando? 100 monete d'oro, ci eravamo accordati. Di che si tratta? È un'arma. Aldren veniva spesso da voi? Diciamo che era un cliente affezionato. Come mai queste domande? Aldren è stato ucciso. Lui guarda un attimo per terra. Nelle notti più buie. I corvi non dormono mai. Che significa? È solo un vecchio proverbio. Abbiamo trovato diverse armi con questo simbolo, col simbolo della sua fucina. Sì, fate, lo tiro fuori anch'io. Mi fate un tiro di percezione, tutti e due. La sua barba nera mi acceca, cioè sono completamente rapito dalla sua barba nera. Io guardo, c'è qualcosa dentro. Il suo sudore e sono obnubilato dalla puzza, quindi non sono in grado di... Sì, le ho fatte io per lui. Quindi era un cliente abituale? Sì, amava molto il mio modo di fare le armi. Fermi un attimo. La porta. Riemergo dalle orecchie tappate. Ho sentito delle parole, le ho sentite, madido, puzza, sudore e una risata per un lancio che non so cosa fosse successo. Abbiamo fatto dei tiri di merda. Di fronte a te c'è una porta ed è effettivamente chiusa a chiave. Ok, io ho anche il momento. L'arnese. È il tuo momento. Diciamo, però insomma uso gli arnesi da scasso. Guarda, l'orario è giusto perché per strada in questo vicoletto laterale effettivamente non sta passando nessuno. Fammi un tiro. Destrezza più 9 più competenza 12 più competenza che è più 2 competenza, quindi 14. Clac, riesci ad aprire la porta. Molto lentamente cerco di aprire e di dare una prima occhiata dentro. Ok, sembra una specie di magazzino. Effettivamente ci sono armi impilate e a quanto pare sono anche ben divise. Ci sono quelle grandi, quelle medie, quelle piccole. Intanto, e tutto un assortimento di pugnali che ti sembrano molto belli. Intanto cerco un'arma per me, se c'è qualcosa che mi può interessare. Beh, diciamo che a colpo d'occhio. Tu che cosa hai al momento? Io ho una spada corta danneggiata, un arco corto e lo spadino d'argento che ho rubato a casa di Ale. Ho preso a casa di Ale. Ok. Vedi che c'è uno stocco molto bello. Lo prendo e poi do un'occhiata per vedere se c'è qualcosa che nella mia memoria attiva un pensiero di Aldren, cioè qualcosa che poteva interessargli, che poteva... Fammi un tiro di percezione. 20. 20 meno 1? Meno 1, 19. C'è una cosa strana forse. Prima guardi il tuo stocco, poi guardi i pugnali, poi guardi tutte le armi che stanno qui. Nessuna ha il simbolo della piuma. Sono nuovissime comunque, si vede che non sono mai usate. Ok, ci sono altre porte? È un magazzino chiuso? È un magazzino chiuso,
questa porta è la porta di servizio, sì, dalla quale sei entrato. Ovviamente c'è una porta davanti da cui senti le loro voci. No, esco, chiudo la porta, rimetto il lucchetto, uh-huh, faccio il giro. Lo stock è molto lungo, si vede, eh? Lo poggio là al momento, chiaramente. Non ho interesse adesso a farmi vedere che l'ho rubato. Lo poggio là, ma... Quindi lo lasci un po' nel vicolo. Sì. Vediamo un po' se sei fortunato e c'è qualcosa... No, tiro io. C'è qualcosa dove nasconderlo. Ci stanno un po' di stracci abbandonati per terra, lo nascondilo bene meglio, ma non ti ha detto vedrà così bene. Ok, e ritorno, arrivato davanti e busso anch'io. Unifichiamo questa scena. Chi è? Smette di parlarvi, ovviamente. Salve, sono un avventore. Prego. Cerco... Entri dentro. Ed effettivamente... Siete vestiti uguali, avete tutti e tre il singolo. Ah, che coincidenza. Ma guarda un po'. E che vuoi qua? Ma che ci fai qui? Scusi, cercavo proprio loro, vi ho persi. Ah, sei rimasto indietro, rimani sempre indietro. Rimasto indietro. Che frugale tra le cose. Ho sentito tra l'altro dei rumori dietro, forse c'era un ingresso di servizio, qualcuno stava armeggiando, pensavo foste voi, poi non ho visto nessuno e sono venuto qua. Ah. No, no, noi stavamo semplicemente chiacchierando. Sì. Aspetta un attimo. Hai sentito dei rumori? Sì, c'era. Rimanete qui, per favore. Non sono tempi belli questi. E si volta e vi lascia. Appena quello è lontano, diamo un'occhiata, ha scoperto qualcosa. È un magazzino, tutte armi, nessuna c'ha il timbro, diciamo, il marchio della... Nessuna? Nessuna. Appena fabbricate. Mi voleva anche rubare uno stocco, ma poi l'ho dovuto lasciare lì. Quindi queste sono speciali? Ha detto che lui, che Aldrin era un cliente abituale che faceva... E voleva... chi ha messo questo marchio qua sopra? Lui? Penso di sì, che faceva lui. Possiamo... Quindi forse sono... Chiedere? Sono identificative di un gruppo di appartenenza? Ora glielo chiediamo. Beh, l'insegna è la stessa del simbolo. Però perché tutte quante le altre armi non hanno alcun... L'insegna è la stessa del simbolo? Sì, sì. Giusto? Sì, okay. Sì, sì, sì. Però perché le altre armi sono prive di quella, di quel simbolo? Possiamo chiederglielo. O forse no. Beh, a noi interesserebbe saperlo. D'accordo. Adesso che vi ho detto questa cosa, notate che effettivamente tutte le armi che sono anche in esposizione qui, nella sala principale, nessuno rega il simbolo della piuma. A maggior ragione, dobbiamo chiedere. Il nano ritorna. Non c'è niente di strano? Niente di strano, ma cosa hai sentito? E sembra realmente preoccupato. Un rumore, non lo so, come di un ferro che è caduto, qualcosa del genere. Mm. Io non ho visto niente. C'è una cosa che... Belle queste armi che vediamo. Ma uh-huh, nelle armi che ci sono esposte qui non c'è il simbolo. Quel simbolo lo firmo solo per i veri amanti del mio lavoro. E chi sono i veri amanti del tuo lavoro, a parte Aldrin? Mettiamola così. Smettete di fare domande a me e io farò una domanda a voi. Raccontatemi, cosa è accaduto? Aldrin è stato ucciso. Da chi? Non lo sappiamo. E perché lo state chiedendo voi? Perché noi siamo suoi colleghi e stiamo indagando su problemi. Cosa è capitato. Potrebbero esserci dei problemi, sì, per voi, se state indagando su questa storia. E per quale motivo? Perché? Perché, come dicevo, non sono bei tempi questi. Vorrei che tu mettessi un marchio su una spada. E poi ti voglio chiedere una cosa. Guarda questa spada qui. E tiro fuori la mia spada danneggiata. Pensi sia lavorabile? La prende con molta cura. La guarda. Sì. È un danno di poco conto. Te lo posso mettere a posto adesso. Fallo, grazie. Una moneta d'oro. Tu sei più spendaccione dei tuoi compagni. Ne hai un po' di meno. Sempre, mi pare. Prende la tua moneta d'oro, se la intasca nel grembiulone da quello di pelle. Si mette a lavorare. Beh, mettiamola così. Mentre inizi a lavorare e noti che è abilissimo con le mani. Fate questa indagine. E poi... Se vorrete, tornate qui.
perché potrei parlarvi di qualcosa. Questa offerta è valida se tornerete vivi. Se torniamo morti non ci può parlare, in effetti. Sì, potrebbe essere complicato. Astuto. Non è detto. Non è detto? Che senso? Potremmo tornare sotto forma di... Purtroppo esistono dei morti che parlano. Mi sembra che tu ne sappia qualcosa a riguardo. Ci stai dicendo? Quello che so è che questa era l'arma che mi aveva commissionato il vostro amico. Ti ridà la spada. Ed è in condizione perfetta. Cancella la scritta danneggiata. Danneggiata. E che arma? Tira fuori una specie di manico. Effettivamente, su questo manico c'è una piuma nera. Con un pulsante fa scorrere una lama. Quindi è un'arma scomparsa. Che meraviglia. Di che materiale è quella lama? Argento. Perché argento? Può sempre servire ed è molto bello. Servire per cosa? Prendo lo spadino che ho preso a casa di Aldren e controllo se anche quello ha pulsanti che fanno, che ne cambiano la... No, te ne saresti accorto. Okay. Però io mi ricordo che c'erano diverse armi anche d'argento a casa di Aldren. Tra cui quello che ho preso io? Esatto. Come fai mai decidi di lavorare le lame con l'argento? Come dicevo, sono tempi bui questi, può sempre servire. Sì, più chiaro a cosa? A difendersi da alcune cose. Fatemi un tiro di religione. Un misero 8 più 3, 11. Quel più 3 non è male. 8. 5. Ti ricordi ovviamente che per tua memoria, per quello che sai, l'argento si utilizza contro i lupi mannari. Vabbè, lo dico chiaramente, ma... Paura di lupi mannari? Diciamo... O di vampiri? Diciamo che è sempre bene sapersi proteggere da qualsiasi evenienza. Bene, mi sembra che... Dove stanno i ratti di fiume? Sul fiume. Dove? in quale punto del fiume? Assoluto. Ci sono stati... mappa. Ma prima dobbiamo andare in quel posto. Assolutamente. Ah, ma... dobbiamo andare in quel posto. Sì. Ci sono stati avvistamenti di vampiri in questo periodo. Voci dicono questo. Voci insistenti. Relative alla scomparsa di molte persone. Diciamo che non mi occupo di voci. Faccio semplicemente armi. Per gente come voi. Che indaga. E magari si difende da vampiri. All'evenienza. Qual è la migliore arma che tu abbia mai fatto? Forse questo che avevo fatto per Aldran. Quello che lo prenderò io. Prima. Adesso hai 100 monete d'oro. No. Dammelo e te lo riconsegnerò. No, non funziona così qui. Ma io devo sempre trovare delle chiavi fuori luogo, quindi provo a forzare questa cosa. A spaventarlo fisicamente, lui è un nano, no? Spaventarlo fisicamente tirando fuori un'arma, giocherellandoci, una cosa del genere. Fai una prova di intimidire. 15. Ti guarda, non sembra affatto intimidito. Siamo alla barda, magari. Facciamo come dice, magari... Se avremo successo, forse... Torneremo qui e sapremo quello che ha da dire. D'accordo. Arrivederci allora e buona fortuna. Arrivederci. Voglio rientrare e voglio quella spada. Sì, adesso non è il momento di prendere questa invece spada. Invece sento che ci serve. Ma è nelle sue mani, come pensi di fare? Non lo so, 3 contro 1. Vuoi picchiare un nano? Non Fabio. Picchiarlo, perché? Fermarlo. Fermarlo in oppure che senso? Rubarla senza che se ne accorga. E come pensi di rubarla? Hai in mente qualcosa? Bussate, io entro da dietro, c'è un collegamento dal magazzino alla stanza della forgia, entro, la rubo, riesco.
faccio. Che ci vuole? Ma lo dobbiamo attirare fuori dal negozio. Buona idea, bravi. Pensateci. E mentre ci pensano, ma faccio il giro. Che cosa ci inventiamo? Hai la mappa? E io gli dico, okay. Ho un'idea. Prendo lo stocco. Dove l'hai preso quello? Era suo, l'idea. Ah, il famoso... Vi può servire, e rifaccio il giro. Ok, okay. Ho un'idea. Andiamo inizio e diciamo urlare, che dobbiamo trovare. Vicino a, insomma, nella via, un po' più avanti della porta. Ehi, tu dove credi di andare? Ehi, vieni qui, lascia stare quello stocco, so che l'hai rubato alla forgia. Vieni qui, vieni qui. E sto attento con l'orecchio per sentire se sento dei passi avvicinarsi per uscire. Sì, ok, appena sento i passi, ovviamente getto lo stocco. Mentre lo sento urlare parallelamente, contemporaneamente io riapro la magazzina. Fai di nuovo una prova, ovviamente questa prova sarà molto più semplice perché però l'hai richiuso tu. 7. Più 4. 4. 2 e 2. E sì, riesci di nuovo ad aprirlo. E vedete il nano uscire fuori. Che succede? Mi avvicino allo stocco lanciato per terra, lo prendo. Ah. Sì, effettivamente c'era qualcuno che stava probabilmente armeggiando e rubando qualche cosa nel retrobottega. Ho riconosciuto più o meno la foggia delle armi perché, insomma, ho dato un'occhiata in giro, fai effettivamente delle belle cose e ho subito pensato che potesse averla rubata. Però ha girato l'angolo, non siamo riusciti a fermarlo purtroppo, ha lasciato cadere l'arma e quindi, ecco, allora, te la rendo. Fammi una prova di percezione, tutti e due. Disastro oggi. 12. 11. Vedi spuntare dal panciotto, sempre quello là da lavoratore col fuoco, quindi di pelle, l'elsa della arma che sta cercando lui. Io sono dentro intanto. Entri nella cucina. E apro la porta interna del magazzino che dà sulla stanza da forte, da lavoro. Allora, immagino che tu voglia sbrigarti il certo, più possibile. Velocissimo. Fai una prova in percezione. 13 meno 1, 12. Ok, guardi delle cose, senti i rumori da fuori, senti i passi e... Non riesci a trovare quell'arma, però vedi che dietro al bancone ci sono altre armi. Senti il rumore fuori e inizi ad avere sempre più preoccupazione, quindi vedi la cosa più bella e più piccola che puoi prendere, più piccola, sì, ovviamente non una spada, prendi qualcosa di adatto a te, esatto, diciamo, non badi a bene a che cos'è, però mentre la prendi senti che è molto bilanciata, la metti via e scappi subito indietro. Fammi una prova di furtività, con vantaggio, perché... Cioè, ci sono i tuoi amici che stanno tentando. 14. Con vantaggio vuol dire che puoi tirare di nuovo e dirmi il risultato più alto. 11, quindi 14. Più furtività. Più 5, 19. Ninja, praticamente, vediamo, Shinobi. Vediamo cosa faccio io di percezione. Nano entra dentro. Casca tutto e non sente niente. E mentre entra dentro non si accorge di niente. Tu sei già bello e fuori. E non solo, hai anche richiuso il lucchettone. Sciccheria. Ormai sei abituato ad aprirlo e richiuderlo. Noi ce l'avevamo presi qualcosa di delle armi di... Io ho preso una spada. Tu hai preso un pugnale. Questo pugnale finalmente sei fuori. Era tanto che non facevi una cosa del genere. Lo guardi, è di bellissima fattura, ha una piuma nera ed è perfettamente bilanciato, perfettamente, e quindi è un'arma più uno. Ok, presto ragazzi, ho paura che si stia facendo tardi. Andiamo. È sempre più tardi effettivamente, però non siete così distanti dai giardini e finalmente appaiono di fronte a voi in tutta la loro maestosità. Sono questi giardini, c'è un fiumiciattolo, probabilmente artificiale in qualche maniera. Gorgoglia allegramente quest'acqua e ci sono eleganti affusolate fontane. E c'è un profumo inebriante delle rose. E praticamente ci sono tutte coppiette in mezzo a queste siepi. Si sentono delle risate. E
E c'è una villa illuminata dalle finestre e c'è una musica bellissima venire da questa villa. E come vi avvicinate, vi viene subito incontro un elfo vestito benissimo e ha una maschera con il simbolo delle picche, il simbolo delle carte. E invece di scacciarvi, vi sorride sotto questa maschera, vi facendo di avvicinarvi e si avvicina un albero. Conosci. Buonasera, buon uomo. Vorremmo avere delle informazioni. Sì. Conosci una certa... Delle informazioni con sì. Chi ho il piacere? Indico... No, è il nome. Io mi chiamo Serastan. E tu? Fimber. Ti guarda, bene. Gli occhi nerissimi. Io non mi nascondo dietro una maschera. Nemmeno vi ha degnato di uno sguardo a voi due. È proprio concentratissimo. Dovevi essere un bel ragazzo. Dovevo, sì. Dovevo. E si dà il caso che per qualche ragione, che probabilmente forse tu dietro quella maschera conosci, visto che... Non conosco il tuo volto, ma io lo devo mostrare, purtroppo. Forse sai cosa mi è successo. Si toglie la maschera. Ah. E la mette in un pacciotto elegantissimo. Così siamo alla pari. Sì. Beh, tempo fa io ero stato ingaggiato da voi per un lavoro e mi sono risvegliato la mattina in queste condizioni. Perciò penso che forse mi dobbiate quantomeno un risarcimento di qualche tipo. Se non altro delle informazioni, qualcosa che sto cercando adesso, in questo momento, che mi serve. Mi serve sapere se conosci una certa Itil. Ti guarda, mi addolora questa tua storia. Certo che proverò ad aiutarti il più possibile. E certo che conosco una certa Itil. L'ho invitata a partecipare ad una festa. E... mi era stata segnalata questa Itil alla foglia azzurra. Non avrebbe servito qui, Itil, alla villa, ma da dei committenti privati. Ma ovviamente, fa parte del mio mestiere, non posso svelare questo nome. Sei proprio sicuro? Voi due, che non state parlando a lui, mi fate una prova di intuizione. 15. 6. Ti accorgi che dalle movenze e il modo in cui si sta rivolgendo a lui sta tentando di affascinarlo in qualche maniera. Diciamo che non sai se questa persona sa usare degli incantesimi. Hai visto gente utilizzare degli incantesimi. Questo l'hai capito solo tu e non tu. E diciamo che lo tieni d'occhio perché no, non sta facendo incantesimi, ma hai come l'idea che potrebbe. Allora guardo Berald e gli faccio... Gli faccio un cenno come per dire c'è qualcosa di strano nel come parla. Dopodiché provo a interrompere questo flusso comunicativo perché temo che lui possa in qualche modo subirlo. Okay. Gli dico, permetta che mi presenti anch'io, buon uomo. Il mio nome è sì. Aldren. Oh, salve, Aldren. Salve. Stiamo cercando Itil e abbiamo motivo di credere... Non ne stavo parlando con il suo compagno. Lo so, volevo intervenire anch'io. A volte non c'è bisogno di intervenire, se non si ha niente da dire. No, ma sarebbe anche educato presentarsi, Berald. Molto piacere. Ha visto quindi Itil a quella festa, giusto? Non l'ho vista, l'ho ingaggiata per questi committenti privati, come stavo dicendo. Non è Yara, non Ravel, posso... dice qualcosa? Farne il nome, ma
È una storia ben più vecchia di cui mi stai parlando. E per caso conosce... Quale risposta devo dare, l'una o l'altra? L'una. Sempre fuori luogo. Ti guarda, dicevamo. Dicevamo. Lunar, dicevamo. Per caso conosce una ragazza di nome Lunar? Lunar. Non conosco a memoria tutti i nomi delle ragazze. Pessima memoria, allora. Beh, a volte ci sono cose più importanti, a volte cose meno importanti. Ci dica quelle importanti. Le stavo dicendo, il committente privato, di cui, le ripeto, non posso fare il nome, la ragazza, questa Itil, che io ho mandato, non si è mai presentata. Ovviamente ho fatto una pessima figura e ho scartato la ragazza. Quanto tempo fa è successo? Beh, pochi giorni fa. Beh, Itil è scomparsa. Non è un mio problema. Sicuramente no. Anzi, adesso che è stata scartata dalla mia lista di collaboratori, non sarà mai più un mio problema. Quindi non si è mai presentata qui. E per caso sua sorella? Perché aveva una sorella. Come è fatta questa sorella? Sentiamo. Allora, intanto mi ricordo che abbiamo visto il ritratto dietro lo specchio. Mm-hmm. Insomma, descrivo quello che ho visto nel ritratto. Insomma, una mezzelfa molto bella, con i capelli lunghi. Cioè, Itil è un'umana, una sorella mezzelfa. Molto strano. Magari saranno i genitori differenti. Comunque sì, forse ho visto una ragazza con questa foggia. E cercava qualcuno di cui non posso fare il nome, che non c'era comunque, e se n'è andata. Quanto tempo fa? Parecchio tempo fa. Sa, di tanto in tanto qui vengono delle ragazze e anche dei ragazzi che tentano di essere assunti qui ai giardini, e ovviamente quelli che sono così insistenti vengono subito scartati da me. Avevi mai visto lui prima? No, non lo ricordo. Cerco di capire questo che sta mentendo. Mm. Intuizione. 20. No, vaffa. 20. Ah, 6. 4. Hai fatto un tiro così alto che o è vero o è davvero tanto bravo. Un uomo di nome Aldren lo conosce? Mi sono presentato come Aldren. Ah, lui ti sei presentato. Tu ti sei presentato come Aldren. Tu ti sei presentato come Aldren. Certo. Mai sentito. Ah. Ma lei si chiama allo stesso modo di questa persona? Cioè, questa persona che si è finta a me per avere dei vantaggi ed è stato preso pensando che fossi io. Ma in realtà ero io, Aldren. No, comunque non l'hai sentito. Bene, peccato, lo cerco per dirgli due cosette. Mi immagino. Ma magari un giorno riuscirò a scoprire chi è stato a farmi questo. Tu non ne sai niente? Sei proprio sicuro? Lo spero per te. E ti guarda, non ti sta guardando negli occhi, effettivamente ti guarda lo sfregio che hai. Mi dispiace, sono molto, molto dispiaciuto per te. Provo in qualche maniera a intimidirlo, cioè voglio capire realmente se mi sta, insomma, se mi sta dicendo una cavolata o se in qualche maniera posso spingerlo a... Insomma. Fai una prova di intimidire. 8, neanche... Aspetta. Cioè non riesco a fare più di 8. Oggi devi cambiare quei dadi. Guarda, non riesci a intimidirlo? Perché è distratto da questo tuo sfregio. Nemmeno se si accorge che è stato provato ad essere intimidito. Beh, forse non riusciamo a scoprire altro. Ho risposto ad ogni domanda. Yarravel. Uh-huh. È una storia molto vecchia. Un altro che è stato depennato dalla mia lista. Ci sono bardi che non godono più dei miei favori.
visto che non si presentano e non fanno le cose di cui sono stati pagati, che nel caso di un bardo è semplicemente suonare. Ma non si è presentato quando non si è presentata a Itil, o sono due cose no, sono diverse? Questa storia ho di Ravel è molto più vecchia. Ho un'ultima domanda, perché quando siamo arrivati ci hai fatto cenno di venire e hai voluto parlare con noi? Beh, in genere qui accettiamo solo coppie. Pensava che fossimo una... No. Non succederà. Penso che abbiamo finito qui. Magari tornerò in un'altra occasione. No, effettivamente ha chiamato tutti e tre. Non faremo chiamate aiuto. Non faremo. Arrivederci. 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 E allora andiamo dai ratti di fiume. Direi che dobbiamo andare dai ratti, sì. È molto tardi. E effettivamente le due lune nel cielo illuminano le strade che si fanno via via sempre più silenziose. E due o tre ore arriverete nella notte più fonda. Iniziate a seguire il corso del fiume, super, andate via dalla città. E inizia una bella scarpinata. Le nebbie scivolano sospese lungo il corso placido dell'acqua. I vostri passi sono attutiti dal fango, mentre avanzate tra canneti e fiori palustri, circondati dal ronzio di insetti invisibili. Tu sei certo che siete stati avvistati da qualcuno. Vedi dei rumori, vedi, senti dei rumori, vedi delle foglie che si spostano. Sanno che siamo qui. Impossibile, sono silenziosissimo io. Non così tanto. Sanno che siamo qui? Sì. Sì. I nostri amici ratti, molto probabilmente. Continuate a camminare, guarda. Effettivamente. Metto la mano vicino. Sì, sì, non volevo anche io. E prima ancora di scorgere le baracche, avvertite tutti quanti un fruscio fra le canne. E poi un uomo si parà a voi. È vestito di stracci, ha delle collane fatte di conchiglie. Ed è... sarà sulla quarantina, ma è un po' difficile capire l'età. Salve! Cosa ci fate qui? In mezzo ai ratti? Vedete che fissa il simbolo della vostra gilda. Stiamo andando a... informazioni. Sì, informazioni. 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 Amici di chi? Obion. Volcar. Obion. Siamo un po' amici di tutti. Obion è un ratto a modo. Venite, venite. Obion ci porta notizie. Ci porta delle cose. Cose fisiche. E in cambio noi ratti vi raccontiamo quello che racconta a noi il fiume. E cosa vi racconta il fiume? Tante cose. Tante cose di persone. Il fiume vi ha raccontato qualcosa di una ragazza di nome Itil? Noi non sappiamo nomi, però i racconti sono tanti. Avete visto per caso il fiume ha portato il corpo di un uomo con la nostra stessa uniforme? No, mai, ma voi chiedete e non date. Che cosa dobbiamo dare? Cose. Soldi. Cose, eh? Soldi. Cose. Cose utili qui nel fiume. Cose utili. Certo. Il ratto a modo, Obion, lui ci porta cose utili. Tieni, prendi questo, forse ne hai bisogno. Tu fuori del sapone. Ho del sapone. Ho io quello che serve. Lo prende. L'odora. È buono, eh? Questa è un'ottima cosa. Questa è un'ottima cosa. Venite, venite, vi porta in mezzo alle baracche e vedete che effettivamente ci sono altri reietti come lui. Tutti quanti sempre con queste collane di conchiglie di fiume. E tutti vestiti di stracci e
sembra un posto realmente povero e lui è molto felice del sapone che gli hai dato, in realtà è molto felice e lo odora, lo lecca e lo lecca per sentire il sapore, certo. Guarda, adesso vi faccio vedere un po' di storia del fiume. Effettivamente vi porta in quello che sembra una baracca con degli oggettini dentro, e questi oggettini sono tutti piccoli oggetti, chincaglierie, orecchini, anellini. Dorato con la perla. Fatemi voi due che me l'avete. Voi tre, dai. Una prova di percezione. Anch'io? 18. Percezione. Meno uno, però. Che gli hai dato? 4, 5, 6, 7, 17. 17. 20. Potevi usare quello blu da inizio. Allora, guardate. Tentate di guardare senza mettere troppo le mani su queste cose, ma no, non c'è questo orecchino. Ma una cosa che notate tutti è che quasi tutti questi oggetti in genere hanno delle lettere incise sopra. Bene, cerco come se fossero delle cose, capito? Tipo il bracciale cerco qualcosa Baldur, che mi faccia pensare ad Aldren o a Ithil. Sì, stessa cosa, ma io anche di Lunar. Ok. Allora, vedete la cosa che ti balza all'occhio? Se devono fare la cosa che ti balza all'occhio è invece un grosso diadema con un lapislazzolo intagliato. Ah, io lo riconosco. E è forse l'oggetto più grande che c'è fra questi qua. C'è Frosaglia. Questo mi interessa. Perché? C'è Frosaglia. Questo mi interessa perché in realtà lo prendi quindi? Sì, lo prendo. Lo prendi? Effettivamente, coperto, vedete un orecchino con una foglia e una perla. Ah, l'orecchino che è quello che stiamo cercando. Mm-hmm. Sì. Guardate qui. Uno solo. Quindi. E tra l'altro non è finita perché questo. Gli oggetti che state vedendo sono i racconti del fiume. Che cosa il fiume ce li porta? Il fiume di questo orecchino. Il fiume parla e ci racconta cose. Tutti questi oggetti vengono dal cimitero senza nome. Che cos'è il cimitero senza nome? È un posto dove noi ratti, perché non siamo matti, non mettiamo piede. Il fiume ogni tanto ha una piena, si allarga, prende questi oggetti e ce li porta. Che cosa c'è nel cimitero senza nome? Racconti. Questi sono tutti racconti. Dov'è? E vi racconta dov'è. Praticamente dovete superare, guadare il fiume e andare in un'altra direzione. Che cosa si dice sul cimitero senza nome? Si dice che chi si avvicina sente spesso urla. Noi ratti siamo coraggiosi, ma nessun ratto vuole morire. Possiamo prendere questi oggetti? Lui sì. Uno. Io sì. Perché lui? Perché lui ci ha dato una cosa utile, questa. Ancora il sapone. E se ti dessi questa? Che cosa hai fatto? Molto giro interessante. E gli faccio e gli do. Ma sì, la gavetta. La gavetta è chiusa in questo momento. Vale molto. Lui la apre, è vuota. Puoi riempirla? Sì, no. Gli do qualcosa di più utile, la razione, gli ho detto prima io. Lui prende le due razioni, le mette nella gavetta. Vuoi prendere una cosa piccola? Prendiamo questo e prendo il diadema. No, quello è grosso, quello lui. Una cosa piccola? Vabbè, prendi il diadema. Io prendo l'orecchia. Ok. Dimmi qual è la cosa piccola più interessante. Lui ha usato il tuo pagamento per prendere l'orecchino. No, lui ti ha dato anche una razione. Sì, ho detto anch'io. Quelle sono razioni, quello è cibo. Il cibo noi siamo bravi a prenderlo. No, forse un'altra cosa, dammi così. Un'altra cosa, puoi prendere un'altra non cosa. Sono messi così male come sembra, forse. Sì, evidentemente sì. No, non sono. Il sapone è una cosa utile. Questo è una cosa utile. Una cosa utile. Ho la cosa più utile che tu possa volere. Non la vedo. Il giaciglio. Quegli arnesi sono belli. Il giaciglio. Ti sta guardando dentro lo zaino e vede i tuoi arnesi da scasso. Quelli buoni. Quelli ci porti al cimitero, ci conduci al cimitero e vieni con noi.
vi accompagno sul fiume, ma io non metto piede su l'altro lato del fiume. Ci possiamo stare? Fai una prova di intuizione, per favore. Fatela anche voi. 11. 6. 16. Sai che cambio dato? Lo sai cosa noti? Che non è solo spavento. Ti sembra quasi una cosa religiosa. Non solo di voci, come... Cioè il fatto dei racconti del fiume, il fatto di il cimitero senza nome, alcune frasi ti fanno venire in mente più che spaventi o racconti di contadini, più una cosa quasi religiosa. Ok, ma avete qualche credenza riguardo al fiume, a qualcosa? Il fiume ci parla, il fiume è la nostra casa, il fiume ci sfama, il fiume ci porta la vita che era e la vita che sarà. Sembra un rito religioso, una preghiera. Chissà se è vero tutte quelle altre cose che hanno detto sul cimitero. Comincio a temere di sì. Staremo a vedere. Sono vere, certo. Sì, no, non lo metto in dubbio, certo. Io, se fossi in voi, non ci andrei. Beh, noi dobbiamo... Ma la strada è questa. Sì, beh, avanzate andiamo. Lentamente. Io intanto siamo tutti quanti insieme? Sì. Ok, io lui. Parlo allora. Loro sono lui, mi apporto con lui un attimo. Il diadema. Che è questo diadema? Te lo ricordi, Lord August Malister? Vagamente. Bene, sembra che commerciasse nelle città vicine, soprattutto che avesse strani intrallazzi, che si divertesse con le ragazzine. Fatto sta che da un giorno all'altro ha denunciato la scomparsa del diadema e che è disposto a pagare una cifra molto alta per averlo. Quindi cifra alta, io lo sento? Ho sentito cifra alta? Sì. Ora sono cifra? Tutti quanti, però ora. Ma io non volevo farmi sentire la cosa. Mi ha sentito cifra alta. Ma io invece ho sentito cose sbagliate al momento sbagliato. Ora c'è tutto silenzio. C'è una cifra alta se riusciamo a scoprire il mistero relativo alla scomparsa di queste persone. Per questo devi venire con noi. Ce la puoi fare. Ci penso. Non avevi detto di sì? No, adesso mi accompagno. Ah. Beh, casomai, cioè, dopo questo diadema potremmo... Assolutamente sì. Farne qualcosa. Decisamente. Beh, allora proseguiamo verso... Proseguiamo. Avanzate lentamente, dicevo, mentre il fango schizza fino alle ginocchia. Finché il ratto del fiume mi dica qui. Dove c'è un molo perfettamente intatto. A giudicare dal cordame e dalle impronte, è anche in utilizzo. Sì, e c'è una piccola imbarcazione ormeggiata. Vado subito sull'imbarcazione. Ti avvicini all'imbarcazione. Sì. Voglio controllare tutto. E vedi che praticamente questa imbarcazione è abbastanza messa bene. Fai una prova di percezione. 8. 9 meno 1. Allora, l'imbarcazione è un'imbarcazione scoperta. Okay. Molto semplice. Ma a un lato c'è scritto un nome. Ebernas. Ebernas. Fatemi una prova di storia. Anzi, fammi una prova di storia, perché sei solo tu lì. 17. 20. Tu sei del posto, ok? Sai che Ebernas è il nome molto particolare del terzogenito figlio degli Abenmur, che è una famiglia molto ricca. Abenmur. Diciamo che è la famiglia nobile più facoltosa di Antur. Il ratto si ferma prima. Lilly? Trovato qualcosa? Dico a lui. Sì, vedi quella barca, quell'imbarcazione? Sopra c'è scritto Ebernas, sai chi è? Io lo so chi è. Fai una prova di storia. Ovviamente.
Certo, hai ricambiato danno. 8. 9. Vabbè, a giudicare dai vostri volti non ne sapete un cazzo. E in realtà ce l'avete sulla punta della lingua, non è che non ne sapete proprio in realtà, niente. Aspetta, aspetta, storia più uno, 10. Ok, e mentre lo stai per dire, lui si ricorda, sì, anche certo. Tu lo sai. Certo, il figlioccio, forse qualcuno diceva un bastardo, non ricordo, terzo genito. Della famiglia Antur. Della famiglia Abenmur. Abenmur. Ora che me l'ha detto, mi dice qualche cosa. Abenmur, sì. Famiglia più ricca, sì. Più ricca, è vero. Lui, certo. Ha bevuto, certo. Sono andato con delle prostitute, lo ricordo bene, evidentemente la barca è sua. Beh. E che cosa ci fa qui? È un posto un po' strano. Il ratto è rimasto dietro? Abbastanza distante. Ah, ok. Ehi, ratto? Che cosa ci fa qui la barca? Sai qualcosa di quella barca? No, però perché noi non veniamo qui, ma se la prendete vi indica un affratto di strada. Una cosa in diagonale, superate il fiume e il cimitero senza nome è di là. Ah, ottimo, siamo vicini allora. Io vi aspetto qui. Ok, andiamo, ma consiglio prudenza e silenziosità massima. Grazie, certo, per il consiglio. Non ci avevi pensato, lo so. Per niente. Spero solo di beccare bastoncini sui quali cammino facendo un rumore. Prendete la barca con un remo, riuscite a fare questo piccolo guado e effettivamente sbucate dall'altra parte. E appena sbucate dall'altra parte c'è tutta questa nebbiolina e c'è una specie di piccola e bassa collina piena di macerie. E vedete delle forme in mezzo alla nebbia, sono dei pali conficcati sul terreno. Cerco di capire se c'è una logica geometrica ritualistica. Fammi un tiro di banale percezione. Oh, 0. 1-1. Più un palo in testa. Aia. Oh. 21. 20. Ok. Quali pali? Tu sei distratto da cos'altro che ti dirò. Ok. Ci sono piccole macerie. Questi pali sono loro il cimitero. Segnalano dove sono dei cadaveri, quindi notate subito che su questi pali ci sono inchiodati dei piccoli oggettini. Guardiamo. E effettivamente sono dei monili, degli anellini, delle cose che ricordano la persona che sarà seppellita sotto. Ci sono quello orecchini? Che tu noti invece, non state ancora, ce ne sono parecchie. Okay. Quello che tu noti invece è uno strano odore. E mentre stai notando questo odore che via via si fa sempre più brutto, orribile, sentite un urlo che sembra venire da sottoterra. Ops. E dalla nebbia, mano alla spada, vedete delle figure che si avvicinano a voi, figure umane. Tirate tutti iniziativa. 8 più 3, 11. 22. Ah, iniziativa, c'ho meno 1, quindi 10. Vedete in questa nebbia, che è illuminata in realtà dalle due lune, queste forme che si avvicinano molto lente. Sembrano dei corpi macilenti e fanno un rumore acquoso, come se fossero usciti dal fango in questo momento. Dimmi cosa vuoi fare. Noi sappiamo che cosa sono queste cose. Ho già avuto esperienza di... Fatemi... quanto avevi fatto di percezione? Tu avevi fatto 21, malissimo, tu 21. No, di iniziativa ho fatto 22. Allora, no, di percezione sì, percezione 21. Percezione no, io 0. Scusami. No, percezione sì, ho fatto 20. Ok. Voi che siete i meno distratti... facciamo così, voglio... Ti metto un po' più indietro. È giusto, così. È giusto. Dalla nebbia vedete che effettivamente le facce di questi di queste figure hanno un occhio che penzola. Eccola. La mascella che va verso il basso e la lingua
ancora più in basso. E effettivamente la cosa che però vi disturba di più è che non emettono un suono. Ma noi c'è solo il suono dei loro passi, ma effettivamente non vi sembra che respirino. Ma noi abbiamo, sappiamo, di cioè una cosa che, di cui non sappiamo nulla, che vediamo per la prima volta. No, l'avete sentita parlare di creature che risorgono dalla morte, ma ovviamente non le avete mai visti personalmente. I morti che niente risorgono. Di buono. Non c'è diplomazia qui. Che c'è? Che succede? Tiro fuori la spada. Ci sono dei cadaveri che vengono verso di noi. Dove? È ora che te, che te li indica, vedi anche tu queste figure. Carini. Vero? Sì. Estrai l'arma. Ok, io mi scaglio su quello più vicino a me. Però ho colpito subito, fortissimo. Quanto è il tuo movimento? Con l'arma d'argento. La spada d'argento che ho trovato. Quello dritto per dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. 20. Beh, direi che lo prendi. Sì. 5. Dai una bella spadata a questa figura che una volta doveva essere una figura femminile. Adesso è completamente biancastra la sua pelle. La tua spada affonda senza difficoltà. Non emette un suono. Prima ti voglio fare una domanda, forse dovrei lanciare un dado, non lo so. Anch'io ho reminiscenze di questo. Sì, 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 hai sentito parlare di queste cose, ma non hai mai dovuto combattere una cosa del genere. Ok, provo, sapendo che forse anche se la prendo potrebbe non funzionare, a tirare una freccia alla donna con cui lui ha ingaggiato il combattimento, quindi dovrei avere un attacco furtivo. Sì, ma non hai vantaggio, quindi tira. 8. Più 7, 15, basta questo. Allora, Finn, vedi una freccia lanciata alla perfezione che ti sfiora un orecchio, ma si va a conficcare nella testa di questa figura. Tira i danni. Quindi sono un D6 più 3 più un D6. Più un D6, quindi sono 5 più 3, 8 più 3, 11. Praticamente la tua freccia va oltre è quello e si porta via un pezzo di faccia di questa cosa che continua a stare in piedi. Sei abbastanza spaventato, te lo ripeto, sei molto vicino, è la prima volta che combatti con una cosa simile. È abbastanza impressionante quello che stai vedendo. C'è qualcosa che ti sta per attaccare e che, a cui manca la testa, praticamente. E tu l'hai colpito con quello d'argento, giusto, ho capito bene? Sì. Ti puoi anche muovere, se vuoi. Però, visto sì, che tu mi avvicino... l'hai colpito con una freccia, che ovviamente non è d'argento, quindi... No. Però notate che non c'è stata niente. Alcuna differenza. Ok, mi rendo conto appunto che non c'è differenza. Okay. Sì, mi muovo avvicinandomi a Berald, alla sua sinistra. Scusami. Là, esattamente. Ok. Finn, non credo che riusciremo a sconfiggerli. Dici che è il caso di scappare? Credo che sia il caso di ritirarci. Dove? Sulla barca? Sulla barca. No. Vuoi attaccare? Voglio vedere questi pali. Ok, dobbiamo tenerli a bada. Io attacco. Chi? Quello più vicino a me. C'è lui. In realtà forse arrivi anche a questo. Come vuoi tu? Finn, hai bisogno di aiuto? Sì, magari sì. Ok, aiuto. Questa cosa non... Uno, questa due, cosa non tre, cade. 4 e 5. Con cosa stai attaccando? Con la mia meravigliosa spada lunga. Oh. Ho fatto 18 più 6... Allora, ti accorgi che faccio la bua. Non fa nemmeno il gesto di evitare questa tua spadata. Quindi lo prendi tranquillamente. Vai. Allora, devo tirare un D8. Tiro 8 più 4. Si disintegra. Allora, la tua spada entra nella pelle che si sfalda e quasi lo divide in due. Effettivamente un pezzo va a destra, un pezzo va a sinistra. Non stai più in piedi adesso, eh? A quale metà parli? Vedi una mano che ancora fa come per aggrappare qualcosa. Adesso tocca a quest'altra figura che si avvicina sempre senza respirare e senza emettere alcun suono e prova
a colpirti. Quant'è la tua classe armatura? Classe armatura 18. Ti mette le mani qui, prova ad artigliarti e invece si spezzano le dita. Beh, sulla tua armatura. Che schifo. Ma vedi che continua a provare. Due figure si avvicinano, una doveva essere un omone molto alto. Tutte e due provano a colpirti con queste mani sfatte e bagnaticce. Quant'è la tua classe armatura? 16. Il primo sembra appoggiarsi sul tuo braccio e tu semplicemente schivi la sua stretta. Il secondo invece ti mette le mani in testa. Okay. È un suo pollice, però va a entrarti in un occhio. Ti ho preso. Carino. Ti ho preso perché ho fatto 20. Alla faccia. Asso. Quindi ti farò il doppio di questi danni, di questi dadi. Cazzo. Ah. Ti prende bene bene. Perché ti ho fatto 10 danni. Il suo pollice entra dentro. Sono cieco da un occhio.